Il primo trucco psicologico per far davvero innamorare un uomo, ovviamente durante la conoscenza, appena lo conosci, è quello di mantenere il mistero. Se vuoi davvero fare innamorare un uomo e sedurlo pesantemente, dovresti mantenere il mistero vivo. Il mistero vivo che significa? Significa che non devi fare quello che molte donne, il 99% delle donne fa, e fa questo. Vai in una relazione, vai in un appuntamento, quindi a un appuntamento, eccetera, e incomincia a parlare random di tutta la sua vita, di tutto quello che è la sua essenza, quello che è il suo passato, quello che è stato, quello che ha fatto, quello che non ha fatto. Insomma, incomincia a dare overload di informazioni, quindi incomincia a dare troppe informazioni. Ora, se tu dai troppe informazioni a un uomo, questa persona potrebbe perdere il senso di voler conoscere o voler approfondire la conoscenza con la tua persona. Che significa? Significa che se tu vai in overload, cioè nel senso di informazioni, la persona inizia a stuccarti. Ti è mai successo, per esempio, che, non so, ti rapporti con un ragazzo o una ragazza, chiunque sia, un tuo amico, una tua amica, e noti che questa persona incomincia a darti un overload di informazioni, quindi incomincia a parlare, 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 parlare. Cosa si dice di chi parla tanto? Ah, è logorroico, ah, che pizze, ah, che fastidio, so boring, così noioso. Ecco, questo è il problema, no? Il problema è che un overload di informazioni implica e porta l'altra persona a diventare noiosa per te. Quindi l'eccesso di informazione è l'annichilimento del mistero, non seduce, it's not seductive. Quindi se vuoi davvero far sedurre, se vuoi davvero sedurre un uomo e farlo innamorare di te, dovresti smettere assolutamente a tutti i costi, at all costs, di dirgli ogni singola cosa della tua vita, ok? Il secondo trucco importante per far davvero innamorare un uomo è quello di riempire un vuoto, e questo l'hanno fatto con me. Oh my god, they screwed me over. Mi hanno davvero fatto malissimo quando l'hanno fatto. Ed è riempire il vuoto per qualcosa che sicuramente, qualcosa di, sicura, che si, di cui sicuramente lui ha bisogno. Per esempio, puoi cercare di capire più o meno che cos'è o quali sono le cose che pensi che pensi di cui lui abbia bisogno, cioè nel senso che cosa vuole lui dalla vita, che cosa vuole ottenere. Fagli domande quando lo conosci al primo appuntamento o comunque durante la frequentazione in generale. Cerca di capire quali sono state le sue forti mancanze all'interno della sua infanzia, all'interno della sua adolescenza, e fixale, riempiele, riempiele. Per esempio, c'è una mia ex che fece una volta questa cosa, mi chiese che cos'è che davvero volevo da piccolo che non mi hanno mai regalato, e io risposi che era un elicottero, ok? Un elicottero radiocomandato. Guys, questa qua è venuta e si è presentata un giorno e mi ha regalato un maledetto elicottero, ce l'ho ancora là, ok? La saluto se vede questo video. Ways to you. Ed è stata super super improntante come cosa. Cioè, lei sapeva che quello era il mio vuoto, la mia mancanza, la mia forte sensazione di dolore, il fatto che non mi avessero mai regalato un elicottero durante la mia infanzia. She gave me a goddamn helicopter. I mean, what the hell? Cioè, che voglio dire? Oh mio Dio, assurdo. E questa cosa ha generato un fortissimo imprinting nella mia vita. Fortissimo imprinting di questa persona all'interno della mia mente. Non me la scordo, ok? Questo può essere anche a livello di affettività, magari la madre era assente, la madre non lo voleva, non gli voleva bene, la mia madre non mi coccolava mai. Oh, you start cuddling, la madre non lo coccolava mai, tu inizi a coccolare. Molto semplice, just fill the void, quindi riempi il buco. Si tratta di riempire il buco, non fraintendete voi che state lì, già posso immaginare. Il terzo trucco, quindi il terzo trucco psicologico per far innamorare davvero un uomo è rispecchiare e fare mirroring. Una delle cose molto interessanti che diciamo viene un po' sdoganata, nel senso viene un po' screditata, è quella di fare mirroring. Ah, vabbè, ma che vuol dire fare mirroring? Ma che significa? Ma chi se ne frega? Cioè, mirroring significa che tu non è che tu fai ogni esatta cosa, ogni stessa cosa che fa lui, ma il mirroring lo fai anche, per esempio, anche sulle parole, anche sugli atteggiamenti, anche sulle chat, anche sui messaggi, anche sulle tempistiche, anche sulle carezze, il rapporto fisico, qualsiasi cosa che riguarda che può essere rispecchiata. Quindi non è che si tratta soltanto di, ah, se lui si siede così, allora io mi siedo così. No, allora pure io mi siedo allo stesso modo. No, tu fai mirroring in diversi contesti, in diverse cose, ok? Quindi fai mirroring cercando di seguirlo su tutti quelli che sono un po' i lati dove puoi fare mirroring, ok? Il quarto punto è una cosa, è una tip molto scema e molto stupida,
che però ti può aiutare, ed è ovviamente quello di indossare un vestito rosso, cioè chiaramente un vestito rosso, sicuramente tra tutti i colori mi sembra che il rosso sia quello che accende di più la passione per un uomo, comunque la percezione di, diciamo, di fuoco, eccetera. Per esempio noi a livello, cioè gli uomini sono molto attirati da, diciamo, quando aumenta l'eccitazione potenziale fisica, non posso dire altre parole, quando per esempio le guance si arrossano, eventualmente quando le labbra diventano più rosse perché significa che iniziano a irrorare sangue e magari si preparano al rapporto fisico. Quindi il rosso rimanda a quest'idea. Per esempio una donna appunto quando è eccitata potrebbe per l'appunto avere le labbra più rosse, le guance potrebbero arrossarsi, eventualmente potrebbe acquisire un colorito più roseo rosso. E quindi il colore rosso teoricamente è il colore dell'eccitazione. Dunque puoi sempre indossare un colore rosso, qualcosa di rosso che puoi metterti vicino delle zone erogene del tuo corpo, quindi per esempio puoi farlo o qua, tipo una, non so, qualcosa di rosso, o comunque una maglietta rossa scollata, o eventualmente una sorta di, può essere che ne so, addirittura una sciarpa un po' particolare, leggera se è inverno, rossa, o comunque una magliettina rossa, o eventualmente anche delle semplici mutande rosse che puoi intravedere quando magari stai facendo del petting, ok? Questo è l'importante a base. Poi l'altro punto importante, credo che sia il quinto punto, I guess, o quarto, non mi ricordo, è essere una persona che lo porta all'avventura. Ora è super, super, previsto che all'interno di una conoscenza con una persona aumenta la percezione di innamoramento, la percezione di attrazione nei confronti di quella persona quando queste persone vivono delle fortissime esperienze insieme, e queste esperienze sono delle esperienze che appunto riportano a un rilascio di adrenalina e endorfine. Quindi per esempio potrebbe essere un'esperienza nuova, questo genera un imprinting maggiore, cioè tipo ti ricorderai sicuramente le esperienze nuove che hai fatto con i tuoi ex specifici, facci caso, e probabilmente loro si ricorderanno, quindi alcuni tuoi ex si ricorderanno eventualmente delle esperienze nuove primarie che hai fatto far loro. Quindi se tu sei una persona avventurosa che riesce a creare una sorta di effetto di diciamo nuovo, quindi di novità all'interno di un'attività, ok, tu rimarrai per sempre alla loro testa. Cioè per esempio mi ricorderò per sempre l'ex con la quale, o la ragazza con la quale ho cominciato a ballare salsa. Mi ricorderò per sempre la ragazza con la quale ho cominciato ad andare a cavallo, perché sono state prime esperienze per me che poi eventualmente ho scelto e sono diventate anche hobby o comunque hanno fatto parte della mia vita. Per assurdo, conoscere ragazze mi ha portato a conoscere me stesso, which is awesome, cioè è fantastico, no? Io ho scoperto che mi piaceva andare a cavallo, ho scoperto che ero bravo a ballare salsa, bravo, cioè mi piaceva, però ero bravo, cioè ero portato. Ho scoperto cose che non avrei mai scoperto se non avessi conosciuto quelle ragazze, quindi sarebbe stato assurdo. L'altro punto importantissimo è quello di, per appunto portarlo a innamorarsi ancora di più, avere una percezione maggiore di innamoramento, è quello di portarlo all'interno di un cerchio sociale o comunque di amicarti molto ai suoi amici. Quindi cercare di renderti, come dire, di attaccarti molto al suo cerchio sociale. Ora, perché? Se tu diventi confermata, quindi se ti confermi all'interno di un cerchio sociale, è possibile, ed eventualmente può accadere, che la considerazione da parte sua di lui, nei tuoi confronti, aumenti vertiginosamente, perché se riesci ad andare, diciamo, molto in accordo col suo cerchio sociale, verrai vista come una donna comunque capace e caparbia, in grado di eventualmente barcamenarsi all'interno del cerchio sociale e quindi in grado di poter sostenere una possibile relazione a lungo termine con te. Quindi la valorizzazione sulla scala dei valori, ok, quindi il tipo di valore che ti darà aumenterà inevitabilmente, perché verrai posizionato all'interno di, ok, etichetta potenziale, sì, ragazza, perché? Perché va d'accordo con i miei amici, perché si trova bene con loro, perché eventualmente è brava e si sa barcamenare all'interno di contesti sociali. Quindi una volta che entri all'interno del cerchio sociale, riduci completamente, quindi per esempio in uscite con amici, eccetera, riduci le attenzioni che dai a lui e focalizzati sui suoi amici, preservando ovviamente il rispetto di lui, non devi flirtare troppo con i suoi amici, ma devi amicartevi, quindi devi fare amici moltissimo, ok? Quindi devi spingerti e devi cercare di entrare, di essere ben vista all'interno del cerchio sociale. È vitale e primario per riuscire a farlo innamorare ed aumentare la considerazione che lui avrebbe di te. Federico Picchianti qua, iscriviti al canale, in descrizione trovi tutto, seguimi se vuoi davvero sapere un uomo, and I'll see you in the next.